Sì. Ma fare almeno la Groman. Ah, cioè fare il traverso. Ok. Perché noi comunque dobbiamo arrivare. Siamo arrivati alle Mandre e adesso qui abbiamo il nostro bivio che ci porta proprio lassù. Qui troviamo anche delle frecce. È segnata. Segnata, ma siamo proprio in sto canalino di scolo. Bene. È abbastanza bollinata e segnalata. Sono quasi fuori da questo tratto pieno di mughi. Lassù il canale, qui sono i mughi. Ancora un po' di mughi. E facci le roccette. Però è tutta segnalata. A parte la traccia, che è evidente. Anna Maria là in fondo, che cerca una strada alternativa. Noi siamo qua, in mezzo alla fessura, tra pelmo e pelmetto. A un certo punto si taglia a destra e si risale per di qua. Ci siamo messi il casco qui nel canale, poi tramite un sistema di altre cengette e canalini andiamo in su. Ambiente sempre spettacolare, qui sul pelmo, lì ce l'ha. La forcella che divide il pelmo dalla via normale del pelmetto. E questo. Facili roccette, tutta segnalata. Intraprendiamo la cengia. È ancora bollinata. E questo è il vero inizio della cengia di Groman. Tutta piena di detriti, come si vede qua, si vede anche davanti. Bisogna stare attenti. Che roba, spettacolo. Uccellino. Qui bisogna stare attenti al ghiaino. Un passo alla volta. Un passo alla volta, guardando bene dove si appoggiano i piedi. Incredibile come si possa camminare qua dove non c'è nulla praticamente. Bisogna stare sempre attenti. Questo è il punto dove gira dalla parte adesso sud, dove c'è il sole. Si segue di là, di là. Stavolta farò il video integrale di questa cengia sempre sul pelmo. Questa è molto più sporca e meno trafficata della Val. Passo veramente lento. Un passo alla volta. Questo è uno dei passaggi secondo me più delicati. Molto molto delicato, perché giù non c'è veramente nulla.
E così scende qua. Ecco, adesso si gira qui a sinistra, sicuramente. Sì, qua. Eccola. Con Mirko su uno dei punti più panoramici visti da qua, spettacolo. Le scarpe slacciate. E io li allaccerei, allaccerei perché qui un attimo inciampare. Eh sì. Qui è molto stretta e come vedete laggiù c'è lo strapiombo più totale, più totale. Allora la concentrazione qua è doppiamente alta, è doppiamente alta, è molto stretta e quasi neanche si vede, eh? Si potrebbe scendere, volendo, però, sì, però qui stai alto. Ok, perfetto. Ti stai riprendendo i passaggi? A te sì, adesso sì. Che è la cosa che mi interessa, no? Far vedere qualcuno come, perché con me sopra non si vede niente. Bello. Bello questo, eh? Facciamo vedere anche l'altro. Vai Alessio! Non saprei dirvi di preciso quanto manca perché non sto guardando neanche la traccia sul telefono. In alcuni punti è più stretta, in altri punti più larga, in altri punti è più piatta, in altri più sporca. È molto molto varia. Ci sono comunque gli ometti che sto seguendo e poi si vede evidente anche la traccia. A passo molto lento comunque si procede. Purtroppo siamo in mezzo alle nuvole, ma non so se è bene o male perché almeno non vediamo magari il vuoto che abbiamo là sulla nostra destra e procediamo sempre sempre con molta molta calma. Se uno ti dice di no, io ogni volta chiedo, perché sei te che l'hai chiesto a lui, perché ne avevi bisogno, lui non gliene frega niente da applicare con te. Abbiamo finito la cena, ci aspettavamo un po' più lunga, ma siamo già all'incrocio, anche se non si vede niente. Siamo all'incrocio con la via normale che parte dal Venezia. Ci riposiamo un po' e dopo andiamo su.